Allora, credo che dal decimo del primo tempo in poi abbiamo visto, ho visto, parlo per me chiaramente perché poi ho visto un ottimo Forio, ha giocato, quello che avevo chiesto ai ragazzi era la prestazione oggi, quella di poter riscattare la brutta figura di domenica scorsa e credo che per tutto l'arco della gara abbiamo dimostrato di poter e saper giocare a calcio. Abbiamo avuto delle buone occasioni, dispiace chiaramente di uscire fuori dalla competizione di Coppa, però ci sono degli aspetti positivi che finalmente ho visto la reazione che cercavo da un po' di tempo. Il nostro obiettivo, e ringrazio la società per questo, il nostro obiettivo chiaramente è una salvezza tranquilla. Poi domenica per domenica vedremo quello che dirà il campionato e quello che dirà la classifica. È chiaro che fondamentalmente questi acquisti ci aiutano a essere un po' più, come dire, un po' più quadrati in tutti i reparti. Oggi ho buttato dentro anche Valentino, anche se è un po' in ritardo di preparazione. Capuano è un giocatore che già avevamo l'anno scorso e ci ho tenuto in maniera particolare che rimanesse con noi. E proprio in settimana ha cominciato ad allenarsi con noi, quindi diciamo che abbiamo un'altra freccia nell'arco del reparto difensivo. Ripeto, per quanto riguarda la classifica, i ragazzi devono abituarsi a lavorare settimana per settimana e preparare le partite, domenica per domenica, rispetto poi alle squadre che incontreremo. Mister Forio ha lavorato tanto, su palla inattiva siete stati sempre pericolosi, segno che avete studiato all'Ischia anche sotto questo aspetto qui, ma soprattutto abbiamo visto delle novità in campo quest'oggi con un approccio tattico, con un modulo tattico un po' diverso. Il Forio continuerà su questa strada. Ma sempre rispetto a chi incontreremo, io durante la settimana lavoro sempre con tutti i sistemi di gioco per poter far sì che i ragazzi possano cambiare faccia anche durante una gara e rispetto poi alle squadre che incontriamo, rispetto alle caratteristiche dei giocatori che incontreremo. Oggi ci siamo schierati con secondo me, un ottimo 4-4-2 e non ti nascondo che a un certo punto avevo difficoltà anche per fare dei cambi perché credo che tutti abbiano interpretato al meglio il proprio compito. Fino a ieri giocavamo col 3-5-2, oggi abbiamo fatto 4-4-2 rispetto a quello che avevamo visto dell'Ischia. Sulle palle inattive ci prepariamo sempre molto, molto bene, ma io vorrei sottolineare un aspetto secondo me importante, quella che noi comunque oggi abbiamo giocato a calcio, abbiamo sempre provato a giocare da dietro, abbiamo sempre giocato dei fraseggi, abbiamo avuto delle occasioni con delle belle combinazioni. Gianluca si è trovato davanti alla porta, magari se fa un passo in avanti o comunque la tiene ancora 1 metro, probabilmente riesce a concludere e magari la partita oggi finisce in maniera differente. Però tutto sommato sono molto contento della prestazione dei ragazzi.